Salve a tutti, bentornati sul mio canale. E questa volta stiamo facendo un altro video sempre su War Thunder, ma questa volta a bordo di un bellissimo jet, il Meteor. Che a dire la verità è stato il primo jet che mi sono sbloccato. Un jet Early Era 5, il primo jet della linea degli Spitfire inglese. Un ottimo jet, soprattutto fullato, ha delle ottime velocità, ma soprattutto ha un turning rate incredibile per un jet, che solamente l'Orten e il Ki-200 riescono a superare. Ci troviamo sull'isola di Guam, che il gioco chiama Preparazione dell'atterraggio su Hokkaido, e siamo contro praticamente gli americani. Le squadre sono abbastanza bilanciate, più o meno, secondo i canoni di Gaijin sono abbastanza bilanciate, e quindi siamo capitati in tier. Vediamo un po' la squadra avversaria, da cosa è composta. Ovviamente io non darò giudizi su quello che vedo, perché comunque non sono nessuno per dire se uno è bravo o no. Semplicemente guardo più o meno per sapere se dovermi preoccupare seriamente di qualcuno o no. Ok, quindi comincerei con la solita arrampicata, acquisizione di quota, anche perché se dall'altra parte ci sono i jet americani, avere una quota superiore a questi ultimi mi dà la possibilità di poterli andare a prendere, anche perché comunque sul piano, anche perché io non sono ancora fullato, non l'ho fullato questo aereo, quindi ecco, infatti F84, quindi abbiamo che si sta facendo l'artiglieria, tra l'altro. Vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole coi propri aerei, ma io non ve lo consiglio di sprecare i jet per fare artiglierie. Comunque, avere una quota superiore rispetto ai jet nemici mi permette di poterli andare a prendere in velocità, anche perché sul piano loro sono molto più performanti di me, soprattutto se loro sono full e io no, ovviamente. Però questo vale con tutti gli aerei, ovviamente. Allora, io direi che ancora non vedo nessuno. Ecco, quell'F84 sta così, continuando a farsi le artiglierie. Ah, ok, laggiù c'è un DOT. Spero sia un bombardiere, e credo proprio di sì. Spero di andarmelo a prendere io, che nessuno me lo rubi, che altrimenti vi sciotto cattivi. Ma credo che quel Meteor lì, Raiden, lo distruggerà prima di me. Comunque, è un B-29, quindi è un bersaglio abbastanza grosso, facile da colpire anche da distanza. Certo, non da 5 km, però da 1 km e passa, sì. Ok, ovviamente io non ho alcuna preoccupazione nel weppare con questo aereo, perché comunque si surriscalda molto lentamente, si raffredda molto velocemente, quindi distrutto. Ok, è il primo andato. Possiamo dire che almeno oggi la pagnotta, anche grazie al premium, ce la siamo portati a casa. Bene, nemico dietro. No, caro mio, non mi prenderai, non mi prenderai. Aerofreni, flap, vediamo cosa sei. Un bearcat. Ok, fai questa manovrina dietro di me. Vieni, 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 vieni. Ok,
Arrivederci. Esatto. Bene. Ora laggiù c'è un altro birket. Vediamo cosa riusciamo a fare. Sta perdendo davvero tanta velocità. Quindi ok, è morto. Bene, niente. Come ho detto. Niente, non c'è niente da fare. Ogni volta a questo BR almeno gli inglesi dominano su Hokkaido. Almeno in questa patch ultimamente. Un po' perché hanno diminuito la potenza dei birket. Mi pare che li abbiano nerfati, non ne sono sicuro, non avendoli volati, però mi pare che siano stati nerfati da quello che ho sentito. Poi non so, che là c'è un F84, ovviamente lui spreada in maniera incredibile. Ma se lo può permettere, che comunque l'aereo che ha glielo consente. Certo, un Meteor si fa i veicoli, giustamente. Mentre ancora c'è mezza squadra nemica da fare fuori, uno dei nostri Meteor si mette a fare i veicoli, giusto? Giustissimo. Io prendo un jet di Era 5 che pago 610.000 leoni per fare cosa? Per andarmi a fare i veicoli, giusto? Birkett è andato a fuoco, io sto laggando, è brutto. Vira, vira, Meteor. E niente, proprio tu. Meteor mi sa che lo devi ancora imparare. Ma di brutto. È poverino però, che brutto. Mezzo alle fiamme. Allora, mi prendo quota perché tanto io so che sul piano non ti prenderò mai, visto che io non sono fullato. E quindi appena tu prendi quota, però io già me la sono ripresa l'energia. Il motore si è surriscaldato, però non posso togliere il web, altrimenti quello mi supera. Però forse sono costretto a farlo. Ok, ottima mossa, grazie mille. Bene. Colpo. Mi ha colpito il motore. Mi ha colpito il motore. Spero che tenga. Anche se comunque non è che se si spegne il motore smetto di volare, però divento molto meno performante. Questo non è che mi piaccia tanto, soprattutto adesso che sono rimasti ancora abbastanza seri nemici da farci fuori tutti, visto che siamo in parità come numero di aerei. Anzi, ora non più, perché quello Spitfire ha pensato bene di farsi abbattere. Ottimo. Vado a dare una mano. Giù c'è un jet, credo, no? No, non sono jet. Sono F, anche quello è un F8F, ok. Allora, io direi di dare una mano laggiù. Tanto quello credo che si sia dimenticato di noi. Non darò il frontale al Birket perché comunque non so che Birket è. E comunque sono già abbastanza danneggiato, non ho alcuna intenzione di danneggiarmi ulteriormente. Bene. Direi di prendere questo birket. Connessione permettendo. Grazie che ti metti così, amico mio. Mi dai una mano enorme. Se tu ti metti così, amico mio, mi aiuti soltanto. Bene, grazie. Molto gentile.
Dai, connessione. Mamma mia. Ok. Bene. Io ti ho visto, lo so cosa vuoi fare, caro F8F. Non è che non ti ho visto, ti ho visto. Allora io vado sulla base un attimo perché devo ricaricare tra poco. E quindi vediamo un po'. Taglio un attimo. Allora, quel Birket è stato abbattuto. Questo è fantastico. Grazie a Dio. Così abbiamo l'ultimo nemico. E questa partita ce la possiamo portare a casa. Allora, non vedo da nessuna parte. La mia preoccupazione è che lui sia ad aspettarmi, ad aspettarci sulla mia base, perché io non lo vedo da nessuna parte. Quindi spero proprio di non incontrarlo proprio mentre sto ricaricando. Allora, facciamo così. Ricarico. E vabbè, intanto la mia squadra si fa le artiglierie, come sempre. Il web, perché sennò qua non si arriva mai. Il mio motore di destra è davvero malmesso, però sta resistendo. Sta davvero resistendo. Tanto dico al mio alleato che posso atterrare tranquillamente. Aerofreni. Carrello. Flaps. Ritorno alla base. Mettiamo a 40. Se no andiamo in stallo. Forse sto rallentando troppo velocemente. Devo ancora abituarmi ad atterrare coi jet, che rallentano molto più rapidamente. Degli altri aerei. Ok. Benissimo. Ah, ok. L'ultimo nemico sei eiettato probabilmente. Meglio così. Avrà ricaricato sull'aeroporto e si sarà eiettato. E quindi la partita finisce qui. E abbiamo fatto... Ah no. È rientrato. Meglio ancora. Possiamo fare un'altra kill. Forse. Sempre se non ci killa lui a noi. Cosa abbastanza difficile, ma comunque possibile. Quindi abbiamo ricaricato. Abbiamo ricaricato carburante e munizioni. Il motore è di nuovo al suo posto. Tutto bello nuovo come prima. E andiamo a cercare questo nostro avversario. Ha fatto una kill aerea, quindi di sicuro non lo sottovaluterò.
O almeno spero di non farlo. Non vedo il suo dot da nessuna parte. Benissimo. Vediamo un po' se riusciamo a trovarlo. Magari taglio, se vedo che ancora non lo trovo per un po', taglio e vediamo di ricominciare a registrare quando lo trovo. Anche perché io le faccio in live, quindi non perdo molto tempo col montaggio. Ok, vabbè, faccio. Taglio qui la registrazione e ci vediamo quando l'ho trovato. A dopo. Ok, il mio alleato mi ha chiesto aiuto. Vediamo se. Io non vedo nulla, ma forse è dietro di lui. Ok, spero che non se la camperi in eterno, perché sennò la cosa qui si fa lunga. Mentre invece io vorrei fare altre partite, altri video. Vediamo un po'. Ok, lo vedo. Eccolo là. Intanto segnalo alla mia squadra dove si trova. Dico di virare così che l'F34 perda energia e io gli posso andare dietro. Anche se comunque ormai ho un vantaggio di quota, quindi forse ci posso riuscire a prendere. Forse, anche perché quello, l'F34 intendo, prende energia davvero facilmente, quindi riacquista energia facilmente con quei motoroni che ha. Ok, ti ho preso. Dai, vai giù. Dico distrutto. Ottimo, fantastico. Abbiamo fatto 3 kill. E la partita finisce qua. Abbiamo fatto una bella partita, anche se non è il massimo che si possa fare. Vediamo quanto abbiamo vinto. Beh, che c'ho il premium, quindi non è che sia chissà che merito. Ok. Grazie per avermi guardato. E un saluto a tutti voi dal vostro Jonathan. Arrivederci.